anche una delle ragioni per cui tu nel libro racconti come ognuno di noi con la spesa invece può dare un contributo importante, no? Al benessere del pianeta oltre che alla propria vita. Totalmente, infatti non è un caso che questo, il sottotitolo di questo libro sia La rivoluzione in cucina. Nel momento in cui noi ci trasformiamo da consumatori in consumatori, noi possiamo veramente fare la più grande delle parti. Quindi il nostro ruolo di consumatore, spesso si dice, ma cosa vuoi che possa cambiare se io cambio a fare la spesa? Invece no, fare la spesa è un atto politico, è un atto di grandissima militanza, ma nell'accezione più bella del termine, è un atto compassionevole, è un atto che può permettere a 12 miliardi di persone, esattamente il doppio di quanti siamo adesso, di poter mangiare, perché il problema è la foresta amazzonica è stata deforestata per fare posto alle colture di cereali, non ad uso umano, e allora ci sarebbe da mangiare per 12 miliardi di persone, ma ad uso dei bovini che andremo a mangiare noi. Quindi ogni volta che noi facciamo la spesa, noi siamo la prima generazione di adulti che ha perso l'idea della filiera alimentare. Mia madre non avrebbe mai servito dei pomodori sulla tavola di Natale, avrebbe aspettato la bella stagione. A volte ormai dimentichiamo della stagionalità, perché abbiamo tutto l'anno, no? E abbiamo perso il rapporto con la terra, con i prodotti sani, totalmente, no? Con una filiera corta. Allora, nel momento in cui noi ci riappropriamo della stagionalità, già cambia moltissimo. Certo. Ora, il mio sogno è che tutti diventiamo vegani, ma in realtà la cosa più importante per me è che si riacquisisca una consapevolezza del cibo, perché nel momento in cui noi diventiamo consapevoli di quello che mangiamo, possiamo fare la differenza. Ciao pasticcioni. 1, 2, 3, via! Ciao pasticcioni!